Buonasera carissimi amici di Quarantena Time, a pochissime ore dall'inizio di questa seconda fase siamo qui con questa edizione straordinaria per cercare di fare chiarezza, di rispondere a tutte le vostre domande e cercheremo anche di dare delle notizie importanti e utili insieme alla mia collega amica giornalista Paola Copertino. Buonasera Paola. Marilena, Nel frattempo abbiamo già qui con noi, disponibilissimo per darci ulteriori informazioni, l'assessore alla protezione civile e polizia locale Antonio Ancona. Buonasera Antonio. buonasera a tutti voi. Grazie per questo collegamento, grazie per essere con noi. Il piacere è tutto mio. Antonio, tu sei impegnatissimo in questo periodo, io non ho voluto disturbarti, anzi, ti faccio i miei complimenti a tutta la giunta comunale di Molfetta per il lavoro, perché noi da cittadini ci sentiamo protetti e insomma, abbiamo fatto un bel lavoro tutti insieme. Ad Grazie. oggi, ma non è ancora finita. No, no, anzi, qui come potete insomma, ascoltare anche dai TV, dalle TV, dai media, ci sono sempre aggiornamenti. E quindi dobbiamo comunque sempre seguire poi le direttive che ci arrivano dal governo centrale, dalla regione, perché come sapete poi ci sono delle ordinanze regionali da seguire e poi insomma lavorare sulle ordinanze e su tutta l'organizzazione della protezione civile e quindi poi della polizia locale e quant'altro. Insomma, un lavoro piuttosto complesso che temo durerà settimane perché adesso si è appena avviata la fase della normalizzazione, ma nelle prossime settimane bisogna continuare e tutte le operazioni e le azioni di monitoraggio, di controllo e di avvio pian piano di tutte le attività economiche della nostra città, insomma. Infatti noi stiamo notando che ogni regione si sta autogestendo in base un po' alle loro abitudini, ma anche ai contagi. Per la nostra Puglia, in particolar modo, ci seguono tantissimi molfettesi. Antonio, come ci si organizza da domani? Sì, allora noi stiamo seguendo praticamente l'ordinanza regionale. Quindi da domani, che è il giorno 4, diciamo, c'è la possibilità di rientrare e quindi insomma, stiamo organizzando tutto un servizio di controllo di monitoraggio del territorio. Devo dire che in realtà, dalle nostre prime indagini conoscitive, tutto questo flusso, insomma, di persone che, i media ci hanno, insomma, in questi giorni fatto, intendere, non è poi così ampio, perché, comunque la gente, i nostri concittadini alla spicciolata un po' sono rientrati nelle scorse settimane. I mezzi pubblici che abbiamo monitorato stamattina, contattando direttamente tutte le società di trasporti pubblici e private che gestiscono mezzi che arrivano nella nostra città, ci hanno confermato che le corse sono veramente ridotte. Addirittura Trenitalia stamattina ci ha detto che ha solo un treno che arriva nella nostra regione da Roma, il Roma Lecce. E quindi non ci sono treni che ad esempio provengono dal nord Italia. Stesso per Marino Bus, per Flixbus, cioè sono sostanzialmente poche corse che stiamo monitorando e proprio stasera assieme all'ingegner Balducci che attualmente dirige la polizia locale abbiamo concordato un servizio a partire da domani della polizia locale. Con il quale andremo sostanzialmente ad attendere l'arrivo di questi mezzi e a monitorare, a controllare, insomma, che poi tutti, diciamo, i cittadini che stanno rientrando si siano autodenunciati Eh sì.
al medico curante o all'ASL, in quel caso comunque raccogliere la famosa autocertificazione, che tra l'altro per l'ennesima volta è cambiata la settimana scorsa, quindi cerchiamo di monitorare tutta la, diciamo, tutto questo flusso, e abbiamo anche chiamato in causa le associazioni della Protezione Civile, SER, Misericordia, Croce Rossa e AWS, che ci daranno anche una mano in questa operazione, perché faremo anche poi la verifica della temperatura. E quindi, tra l'altro, le società ci hanno sono state molto disponibili, ci comunicheranno volta per volta i passeggeri che arriveranno a Molfetta, ovviamente a livello numerico, non i dati sensibili, però ci diranno che la corsa che arriva a Molfetta porterà 4 persone, 3 persone, in base ovviamente ai biglietti acquistati. Altro controllo invece verrà fatto poi direttamente nei varchi e sulle segnalazioni per chi rientra in auto. Però su questo fronte abbiamo utilizzato un canale diverso. Non so se avete letto il comunicato del comune, che credo sia uscito stamattina. Noi abbiamo riattivato il numero verde per gli assembramenti, e che voglio ripetere, è Ripetiamolo, certo. il 379 18 39 104. E a questo numero, in pratica, chi rientra può comunicare con un messaggio, con un WhatsApp, il rientro, e noi risponderemo fornendogli tutte le modalità che devono essere seguite dal protocollo previsto e dalla legge, diciamo, dal decreto ministeriale per il rientro a casa. Ovviamente per questi soggetti scatterà la quarantena, e quindi noi poi potremo successivamente monitorarli a domicilio, come abbiamo fatto finora con gli altri cittadini che sono rientrati. Quindi attraverso ovviamente su questo numero, eventualmente potranno anche mandare dei messaggi di WhatsApp i cittadini che, diciamo, perché questo succede spesso, chiamano in polizia o mi chiamano allarmati dicendo: ah, ma nel mio condominio è rientrata una famiglia dal nord. Quindi noi, per fare ulteriori verifiche, utilizzeremo sempre i messaggi su questo numero. Devo dire che comunque sia, sulle segnalazioni avvenute nelle settimane scorse, la maggior parte, la stragrande maggioranza di questi cittadini rientrati avevano comunque seguito le corrette procedure. Meno male. Quindi, diciamo, insomma, su questo non abbiamo avuto particolari problemi. Tra l'altro, i numeri di contagio in città testimoniano che c'è stato un comportamento corretto per chi, insomma, da chi è rientrato. Ecco. Antonio, da domani si può ovviamente fare servizio d'asporto. Questo noi lo dobbiamo vedere come un possibile pericolo di assembramento? Può essere una cosa che può mettere magari a rischio tutto il lavoro fatto nelle scorse settimane? Pensate che magari qualcuno possa non rispettare le regole di non consumare il cibo all'interno, a prendere e andare via, a tornare a casa? Allora, noi abbiamo in realtà iniziato l'altro giorno questo servizio, perché come ben sapete l'ordinanza di Emiliano ha anticipato la data prevista dal decreto di qualche giorno. E quindi abbiamo già, come dire, testato, e devo dire che soprattutto i bar si sono organizzati, non so se avete visto, hanno messo dei banchetti proprio all'ingresso per non far entrare diciamo, la clientela all'interno del locale, questo proprio per evitare gli assembramenti. Però di più abbiamo fatto nell'ordinanza sindacale, all'interno della quale abbiamo comunque stabilito delle regole poste a carico ovviamente degli esercenti, ben precise, proprio per evitare gli assembramenti. Abbiamo stampato anche delle locandine che abbiamo distribuito avantieri a tutti gli esercenti dei servizi di ristorazione, e proprio per agevolare il loro lavoro. Quindi abbiamo fatto una locandina proprio per l'asporto, e l'altra con le regole sanitarie, igienico-sanitarie da seguire.
È chiaro che l'infrazione a queste regole dettate dall'ordinanza comporta una sanzione e la chiusura del negozio, dell'attività. Per Dell'attività. cui, come dire, credo che insomma, gli esercenti si adegueranno a questo passo in avanti che stiamo facendo, perché dobbiamo pensare di tornare pian piano alla normalizzazione, non possiamo vivere sempre nell'emergenza. Grazie a Dio il contagio sta diminuendo, assolutamente non dobbiamo abbassare la guardia perché le buone regole, quello che abbiamo imparato in queste settimane, va tenuto sempre in considerazione e la guardia non va assolutamente abbassata. È chiaro che se c'è questo calo di tensione, questo calo di attenzione, c'è la seria possibilità che la curva del contagio torni di nuovo ad alzarsi. Questo lo dobbiamo scongiurare. Però devo dire che nelle prime giornate problematiche sull'asporto non ne abbiamo avute. Tra l'altro, molti nostri concittadini si sono abituati anche al domicilio e le attività si sono organizzate per poterlo fare bene. Quindi credo che sia un servizio che comunque sia stato già testato nelle settimane scorse, abbia funzionato bene. Quindi tutta questa, come dire, corsa ad andare a fare l'asporto, io sinceramente non l'ho vista. E tra l'altro stamattina sono andato anche in gelateria a comprare dei gelati, in una famosa gelateria molfettese, e c'erano due o tre persone in fila, Possiamo solitamente dire? là. No, Possiamo ma dire di quale gelateria stiamo possiamo parlando? dire? Sì, sono tutti amici nostri, vai Antonio, se Vabbè, ti va. no, sono passato dal San Marco, ecco, e mi sono trovato lì con Buonissimo. l'auto e sono andato al San Marco. Però devo dire, è una gelateria sempre molto affollata e avevo una richiesta della mamma da dover esaudire e quindi Ti prego. sono andato a prendere un gelato, il gelato classico molfettese. E lì, Anche devo per dire. assessore, anzi, lanciamo, visto che è proprio la gelateria San Marco sta cercando personale, quindi anche questo è Ah, bello, che certo. le Sì. attività stanno cercando di riprenderti, cerca due persone. Quindi, visto che l'ha data come notizia, noi siamo anche contenti di condividere questa voglia di riprendere. Quest'altra bella notizia, Sì, vero? allora diciamo quella ad esempio è proprio una tipica attività che da tempo si era già, come dire, aveva utilizzato diciamo, quell'aggeggio elimina code, no? Con la distribuzione del biglietto. E che è una buona pratica che noi abbiamo raccomandato nell'ordinanza, perché è una cosa molto semplice, tra l'altro molto poco costosa, che proprio serve per eliminare gli assembramenti. Quindi io ho preso il bigliettino e mi sono posizionato 3-4 mesi 3-4 metri lontano dalla gelateria in solitudine. Quindi credo che sia una regola, cioè no, noi parliamo di regole elementari, non dobbiamo fare grandi cose. Io stamattina, ad esempio, sono stato al cimitero. Al cimitero ho riscontrato che c'era veramente tanta gente, ma io non ho visto assembramamenti. Tutto procedeva per il meglio. La gente era regolarmente distanziata, Questo ci rincuora, tutti con le Antonio, questo ci rincuora. mascherine. Noi Perché? abbiamo messo diciamo, dei volontari, come avete potuto vedere, proprio perché avevamo il Sì. timore e quindi anche per monitorare la situazione abbiamo Sì, ti istituito questo confermo, io sono stata servizio. addirittura il primo giorno, io sono stata proprio il giorno dell'apertura, c'era tutto molto molto in ordine, tutto garantito, ognuno per i fatti suoi, vicino alla tomba o vicino al proprio caro, quindi insomma no, no, c'era tutto un distanziamento Ecco rispettato. perché io dico, io devo, come dire, spendere una parola veramente di elogio per i molfettesi, per come si stanno comportando. Chiaro che ci sono sempre delle minoranze, ma Delle queste normalmente erano, come dire, era gente che aveva problemi già prima, cioè quando c'è comunque sia una parte della popolazione che comunque, voglio dire, non sa manco cosa sia una regola e Certo, diciamo, e vive figurati in capire una completamente, regola. diciamo, e su quei soggetti c'è poco da fare. Però devo dire che stamattina al cimitero c'era, come dire, tanta gente, ma ordinata, e insomma sono stato molto contento. Diciamo, è stata una scelta giusta riaprire il cimitero perché ovviamente c'era una grossa opinione, una grossa pressione da parte dell'opinione pubblica. E abbiamo attivato anche questo servizio dei volontari, o sono stato con loro
qualche minuto e mi hanno detto che tutto procedeva per il meglio. Erano indaffarati con delle api che avevano ricoperto la testa di una statua e quindi erano indaffarati. Posso fare una domanda? Per quanto riguarda invece il mercato settimanale, visto che in alcune città vicine è già ripreso, come ci si regolerà, Molfetta? Allora, il mercato settimanale in realtà, come dire, per decreto non può essere aperto allo stato attuale, perché come ben sapete gli unici esercizi che possono effettuare la vendita sono quelli di alimentari, di beni di prima necessità. Sì. Poi vabbè, hanno riaperto i fiorai, ora hanno riaperto diciamo l'asporto, e prima le cartolibrerie e l'abbigliamento per bambino, tutto il resto, le altre tipologie non sono ancora autorizzate, sia a posto fisso che sia in modalità ambulante. Per cui il mercato così come lo avevamo noi, allo stato attuale non si può, come dire, riaprire. Si può riaprire solamente il settore alimentare. Sì. Però credo avere una decina di operatori non avrebbe senso. No, perché siccome ho visto due situazioni completamente diverse fra due città molto vicine a noi, dove sono riusciti a contenere perfettamente la situazione in una città vicina, in un'altra ci è successo un po' di assembramento, quindi mi chiedevano su Molfetta come ci si intendeva comportare, quindi su Molfetta per il momento è tutto bloccato. È tutto bloccato. In ogni caso, quando le categorie, diciamo, incontreremo le categorie, così come si sta facendo, e ritornando sempre al concetto delle buone pratiche, tutto, come dire, è sempre riconducibile ai protocolli che si utilizzano nell'espletamento dell'attività. Tant'è che avete sentito in settimana che Emiliano ha ricevuto particolari categorie, come ad esempio barbieri, parrucchieri, estetiste, e si sono confrontati per quelle che potrebbero essere le modalità in caso di anche di un eventuale anticipo rispetto ai tempi previsti dai decreti. Perché alla fine è vero che c'è uno scadenziario, diciamo una programmazione, ma questo anche perché si vuole far scendere la gente, come dire, in piazza, tra virgolette, piano piano. E però al di là di questo, ad esempio, l'abbigliamento poteva già aprire potenzialmente, non è che, come dire, abbia qualcosa di diverso rispetto ai fiorai e alle cartolibrerie. E il problema è che si cerca di aprire con, diciamo, gradatamente, con una gradualità, proprio per evitare di avere tanta gente per strada, allo stesso tempo cercare di capire i protocolli che queste attività devono utilizzare e soprattutto prepararli, perché poi nella pratica si riscontrano problematiche anche nel reperimento dei famosi DPI o di quei liquidi detergenti che devono essere utilizzati per la sanificazione. Quindi i negozi vanno preparati. Io credo che il tutto si debba sempre ricondurre un po' alla buona volontà degli amministratori e degli esercenti. Se qualsiasi tipo di attività può essere regolamentata attraverso un protocollo di sicurezza, può ripartire subito. Quindi è chiaro che quando incontreremo gli operatori del mercato settimanale chiederemo questo, cioè chiederemo come loro intendano svolgere l'attività evitando ad esempio gli assembramenti. Come loro intenderanno utilizzare la modalità della vendita, e quindi il cliente potrà toccare il capo, cosa fanno, danno i guanti ai clienti. Ora faccio degli esempi un po' banali, però il tutto va comunque ricondotto a quelle che sono le misure e le modalità igienico-sanitarie previste da decreto. Quindi in modo astratto si potrebbe dire sì, il mercato può partire anche domani, ma come farlo partire va comunque concordato con le categorie, perché non possiamo pensare di riaprire un mercato senza che ci sia una modalità del controllo, ad esempio, dell'afflusso della gente. Cioè, noi dobbiamo queste cose dobbiamo concordarle. Certo. Mi è arrivata un'altra sollecitazione, perché io poi raccolgo naturalmente.
Per quanto riguarda la riapertura dei ristoranti, pub, ci sono delle disposizioni tipo dare per aumentare lo spazio di distanziamento sociale, dare lo spazio incomodato d'uso gratuito, quello esterno? Anche voi vi state orientando in qualcosa di simile come stanno facendo in altre parti o no? Sì, allora noi dalla scorsa settimana abbiamo già fatto insomma una serie di incontri sia a livello politico di maggioranza e abbiamo fatto degli incontri con le varie categorie. In particolare la settimana scorsa io ho fatto un incontro con il DUC, dove all'interno ci sono comunque dei rappresentanti della categoria della ristorazione e abbiamo dibattuto su queste problematiche. Noi abbiamo la necessità di far ripartire le attività perché queste settimane, soprattutto nel settore della ristorazione, ma non solo, sono state terribili. Ma la preoccupazione di questi operatori non è poi tanto la tempistica dell'inizio, perché si parla del 1º giugno, in realtà l'asporto è stato anticipato. Ma per come riprenderanno, tenuto conto del distanziamento sociale che è comunque previsto da decreto. Proprio per questo, ora stiamo verificando la possibilità, ma questo già da una settimana, devo dire, non so gli altri comuni cosa stiamo facendo, noi ne stiamo discutendo già da una settimana, perché dobbiamo dare la possibilità agli operatori di avere lo stesso numero di posti a sedere che avevano precedentemente alla emergenza senza aggiunta di costi. Questo è chiaro. Quindi noi dovremmo intervenire e ora stiamo studiando i regolamenti sia sulla Tari che sulla Tasi. Dobbiamo vedere insieme a loro se riusciamo a reperire delle zone da poter pedonalizzare per far collocare tavoli, sedie e magari ombrelloni, per far svolgere queste attività all'aperto in modo, diciamo, da poter ottemperare poi al distanziamento, perché molti dei locali di Molfetta, la maggior parte, non sono grandi, soprattutto quelli del centro storico, sono locali piccoli e non hanno, tra l'altro, molto spazio fuori. Quindi stavamo pensando addirittura di utilizzare delle zone comuni dove poter attribuire a ciascun operatore, ovviamente dietro loro richiesta, dove poter appunto far sedere la clientela anche magari non nelle immediate vicinanze del locale, cioè se un locale non ha la possibilità di mettere tavoli perché c'è una normativa del codice della strada o non c'è il passaggio pedonale o è una zona dove c'è traffico di auto, stiamo cercando di capire se insomma si possono invece mettere a disposizione altre aree, non lontane ovviamente, dove loro, con le modalità che hanno sperimentato finora, e cioè quella della consegna a domicilio, che hanno fatto molto bene, devo dire, in alcuni casi, possono portare i pasti, le bevande. Ovviamente questo percorso deve essere ovviamente valutato anche dai responsabili Dell'igiene, dell'ASL è che certo. ci devono dare poi delle indicazioni, però vi dico che stiamo lavorando e credo che forse la settimana, insomma, la settimana prossima li rincontreremo per cercare di vedere, di trovare delle situazioni, però ci stiamo lavorando perché la stagione sta partendo e noi dobbiamo far lavorare i nostri operatori in totale sicurezza per la comunità, ovviamente. Stesso discorso vale per lidi, per stabilimenti balneari. Ecco Anche lì questo. è per la gestione anche delle spiagge libere, perché questo sarà un altro problema che ci troveremo addosso subito. Sicuramente, E sì. quindi ecco perché dico, il nostro lavoro, secondo me, è appena iniziato, cioè nel senso che adesso finiamo con magari come dire, un'emergenza dal punto di vista sociale, Sanitaria, ma con sanitaria, una che economica. investe tutto il settore economico e Organizzativo, economico. commerciale, gli Certo. artigiani, cioè stiamo lavorando con loro per cercare di farli partire prima possibile, però dare anche a loro la sicurezza, perché tanti di loro hanno anche paura a riaprire, non solo per il numero di posto, diciamo, insufficienti, ma anche proprio per la loro sicurezza, quindi, perché comunque tratteranno con tanta clientela, quindi bisogna lavorare per stabilire delle regole precise.
con il buon senso iniziare pian piano a rilanciare queste attività, perché insomma la stagione è alle porte e dobbiamo agire veramente in un paio di settimane per risolvere queste problematiche. E Antonio, c'è un nostro amico che ci sta seguendo, ti pone una domanda. In conclusione, ci sono consigli utili per far sì che i cittadini siano sul serio, coscienziosi domani, ma anche in seguito? Il consiglio magari che ti senti di dare, sponsor noto a tutte le persone che ci stanno seguendo, tutti i cittadini? Allora, intanto, proprio dall'atteggiamento che vedo, credo che dentro di noi sia entrata proprio una modalità di uscita, una modalità di comportamento all'esterno che ci viene quasi in automatico. E però, ripeto, e spero che al di là ora dell'uso della mascherina, che spero quanto prima, con la fine dell'emergenza, si possa eliminare, sono delle regole igieniche basilari, e quindi quello sempre di lavarsi sempre le mani, di tenere pulite le superfici, di utilizzare i disinfettanti, perché probabilmente noi, come si sta già verificando, avremo un calo nelle prossime settimane. Speriamo molfetta anche di arrivare a Covid-19 zero. Magari, ma speriamo. Dobbiamo pensare che in autunno, come qualche virologo sta prospettando, ci potrebbe essere ancora un picco. Quindi l'appello che io mi sento di rivolgere soprattutto alle famiglie, perché ad esempio negli ultimi giorni abbiamo visto molti ragazzi in giro. Alcuni sono stati portati dalla polizia locale presso la sede, sono stati chiamati i genitori, perché molti di questi erano minorenni, e abbiamo constatato che erano un po' sfuggiti anche al controllo dei genitori. Noi questo tipo di azioni dobbiamo farle quotidianamente, non possiamo lasciare i ragazzi in giro. Abbiamo trovato dei ragazzi che erano ritornati nei locali delle loro comitive, 10 persone tutti insieme. Noi, queste sono le cattive pratiche, cioè sono proprio quei comportamenti che non si devono fare, però è chiaro che sono cose che non devo dire io, cioè sono cose che credo ciascuno di noi nel nostro piccolo, nel nostro nucleo familiare debba fare. Noi dobbiamo tenere sotto controllo i ragazzi e gli anziani. E noi abbiamo avuto anche parecchi appelli da figli cinquantenni, sessantenni, che ci dicono: ma i nostri genitori non ne vogliono sapere, stanno sempre per strada. Sono le categorie più a rischio, per cui noi nel nostro piccolo dobbiamo fare, io dico, tante piccole regole da seguire possono fare veramente grande la nostra città, la nostra comunità. Noi abbiamo fatto bene finora, se abbiamo questi dati di contagio e che sicuramente abbiamo seguito delle procedure corrette, siamo stati bravi, e dobbiamo continuare. Capisco che è dura rimanere in casa, ma io quando mi dicono: ah, ma lì c'è tanta gente, a Lungomare c'è tanta gente, la gente deve uscire, la gente ora anche per decreto può andare a correre anche lontano da casa. Noi, come dire, queste azioni le possiamo fare, le dobbiamo fare, ma le dobbiamo fare in sicurezza, con un minimo di criterio. Ripeto, non ci vogliono grandi cose. Noi, la passeggiata a Lungomare, che dico: ah, ma sono tutti a Lungomare, va bene. Io stamattina sono dall'alto, ho guardato Corso Umberto, c'erano già alle 9:30 una cinquantina di persone che passeggiavano, ma non facevano paura, erano distanziate, solo i nuclei familiari andavano assieme, ed erano tutti correttamente distanziati e con le mascherine. Quindi noi non ci dobbiamo spaventare che la gente se la gente è per strada. Sì, perché adesso è subentrata la paura dell'uscita. Prima c'era la paura, e anche una cosa psicologica. Sì, si legge, c'è anche preoccupazione, perché c'è anche il lato psicologico da affrontare, oltre il lato sanitario. Indubbiamente sì. Sì, però io dico, voi sapete, noi adesso si sta allentando un pochino si sta ora piano piano, si dà la possibilità adesso di raggiungere i familiari, congiunti, fidanzati, si stanno cominciando a poter fare queste cose. Prima era solo necessità, e quindi io dico andare a fare la spesa, però
se la gente si ammassava, si fosse ammassata fuori dai supermercati senza mascherina, usciva per necessità, magari 5 minuti, ma avrebbe combinato un guaio, un grosso guaio. Quindi dico, anche nelle cose elementari, il distanziamento sociale è la prima cosa da fare, oltre che la pulizia, voglio dire, le cose che abbiamo detto prima, è fondamentale il distanziamento sociale. Puoi anche parlare con l'amico, ma devi parlare a 2 metri, non devi baciarti, non devi abbracciarti. Un po' dobbiamo avere un po' l'atteggiamento alla svedese. Ieri se ne parlava in televisione, no? È vero. Dobbiamo diventare un po' freddi per un po' di tempo. Sono veramente cose piccole, ma fondamentali. Alla fine non è la quantità della gente, e la testimonianza è proprio stamattina al cimitero, è il corretto, come dire, comportarsi per strada. E quindi distanziamento sociale, sempre la prima cosa, evitare di stare in posti affollati, e poi insomma tutte le cose che abbiamo detto, l'uso ovviamente di prodotti e delle mascherine che sono importanti, ecco, questo è fondamentale. Io nelle scorse settimane ho avuto anche contatti, diciamo, non ravvicinati con alcuni nostri concittadini che avevano subito il contagio, perché mi hanno chiamato per portargli dei beni di prima necessità, e quindi mi sono prestato personalmente, sinceramente, in tutta onestà, anche senza dare clamore a questa cosa, però io ho portato fuori al portone, ho lasciato io mascherina, loro mascherina, hanno preso tutto e sono rientrati. Cioè è una buona pratica elementare che, voglio dire, anche con persone che hanno avuto questa problematica si può operare. Però, diciamo, chiaro, io non stavo a un metro, stavo a 4-5 metri, però non è che con la vista queste persone davano, mi trasferivano il contagio, perché adesso poi siamo arrivati veramente a trattare queste persone, insomma, poverine, per quello che stanno subendo, come degli appestati. E tenete conto che qua c'è anche un aspetto psicologico pesante, perché è gente che sta in isolamento, è gente che sta in famiglia, alcuni per diverse settimane. E noi abbiamo cercato di dargli anche attraverso, e soprattutto attraverso le associazioni di volontariato, il massimo dell'assistenza. Quindi, come dire, dobbiamo riprendere mi sentite? Sì, ora sì. Dobbiamo riprendere. Mi sentite? Antonio. Sì, ti sentiamo benissimo. Mi è arrivata una telefonata. Non ti preoccupare. Tranquillo per la telefonata. Nel frattempo ci saluta Patrizia Magarelli, dice crediamoci in questa seconda parte, andrà tutto bene. Sì, sì, io ti sento benissimo, Antonio. Antonio, tu ci senti? No. Si ricollegherà sicuramente tra poco. Nel frattempo ci ha scritto Nicola De Candi, al nostro amico farmacista: favorite le aperture delle attività commerciali, un'insegna che si accende o una serranda che si apre, è un successo non solo per il singolo ma per l'intera comunità. Nel frattempo che il nostro assessore si colleghi con noi, appunto, abbiamo, per chi si fosse collegato in questo momento, possiamo comunicare che ci siamo collegati in questa edizione straordinaria proprio per cercare di capire come meglio comportarci tra pochissime ore, quando inizierà questa seconda fase. Antonio, noi ti sentiamo, devi attivare il microfono. Arrivano telefonate. Benissimo. E niente, quindi questo, insomma, questo comportamento deve rimanere soprattutto nelle prossime settimane, che sono decisive. Ok, e quindi abbiamo detto tutto, Antonio. Io davvero non so come ringraziarti, perché, ripeto, sei impegnatissimo, lo stanno dimostrando anche le telefonate che stai ricevendo in questo momento. Ti ringrazio per averci dato queste informazioni, delucidazioni, e buon lavoro. Grazie, ti auguro buon lavoro. Per le informazioni che date, perché oltre all'intrattenimento, perché in questi giorni a casa, grazie a voi, insomma, cerchiamo un po' di passare il nostro tempo anche a volte in modo spensierato, però soprattutto
la corretta informazione in questo momento è fondamentale. Quindi certo, grazie per quello che state facendo. Grazie a te, grazie. Un saluto a tutta la giornale, grazie. Ciao Antonio, ciao. Dunque, proprio perché noi questo Quarantena Time Next lo utilizziamo, lo sfruttiamo anche per dare le giuste informazioni filtrate e soprattutto vere, lascio la parola a Paola Copertino per darci degli aggiornamenti. Allora, come diceva la signora, parliamo di quarantena. Quarantena obbligatoria per chi rientra in città. Bisogna comunicarlo al 379 18 39 104 tramite SMS o WhatsApp. Quarantena obbligatoria a casa per 14 giorni che per chi rientra molfetta da oltre regioni o dall'estero da domani 4 maggio, ad eccezione di chi si sposta per lavoro o per motivi di salute. Si chiede a chi torna in città di comunicarlo via SMS o via WhatsApp. Il numero sarà a disposizione per informazioni e segnalazioni a riguardo. Nel messaggio bisognerà indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di domicilio molfetta, provenienza. Si invitano coloro che si spostano in altre regioni per motivi di lavoro a farlo con responsabilità e a non tornare in città dopo pochi giorni, perché per le prossime settimane ci sarà l'obbligo della quarantena a rientro a Molfetta. E ancora, riprendiamo un altro discorso che ha fatto l'assessore Minervini, il sindaco, ora incentivi per rilanciare le attività produttive e la ristorazione. Dopo aver aiutato nella primissima fase dell'emergenza coronavirus le famiglie in difficoltà, è il momento di sostenere le attività produttive, il commercio e l'artigianato con tutti i mezzi possibili che ci sono consentiti dalla legge. E quanto afferma il sindaco Tommaso Minervini in relazione alla crisi economica generata dall'epidemia che sta colpendo tutto il settore del nostro paese. Nei prossimi giorni il primo cittadino incontrerà i commercianti e le imprese per coordinare le aperture, sempre nel segno della responsabilità, direttamente con i protagonisti di queste attività fondamentali per la città. Continua il primo cittadino, ci confronteremo per le misure economiche e per tutelare il rilancio. Alcune misure sono state già discusse 2 settimane fa con i consiglieri di maggioranza e all'interno del distretto urbano del commercio, come ci ha accennato prima l'assessore Ancona. Sono in contatto, conclude Minervini, con tutti i sindaci della città metropolitana e con il presidente della regione Emiliano per intraprendere misure comuni, ma attendiamo i provvedimenti governativi che ci consentiranno di intervenire. Questa maggioranza darà il massimo di quanto è consentito dalla stessa legge. E poi ancora, da domani 4 maggio, con l'inizio della fase 2, riprenderanno molte attività e i cittadini possono effettuare spostamenti non solo per esigenze lavorative, di salute e di necessità, ma anche per far visita ai congiunti, secondo il DPCM del 26 aprile 2020. Restano vietati gli spostamenti in una regione diversa da quella in cui ci si trova, salvo per comprovate esigenze lavorative. Esigenze lavorative di assoluta anche urgenza, ovvero per motivi di salute. Per giustificare la natura degli spostamenti andrà naturalmente compilato e portato con sé il nuovo modello per l'autocertificazione. Quindi ancora vale quello della settimana scorsa, l'ha ricordato anche il nostro assessore. Ma io sto facendo un resoconto di tutte le varie situazioni. Dimmi pure, Marilena. Io appunto volevo chiarire questa cosa dei congiunti. Abbiamo letto, si è scatenata un po' la polemica, ma ci sono stati anche dei dubbi a riguardo. Il governo per congiunti intende parenti fino al 6° grado, fidanzati sì, gli amici no. E poi ovviamente chi rientra nella propria regione deve dichiararlo, autodenunciarsi al proprio medico curante. E cosa importantissima, se avete 37,5 di febbre non dovete uscire di casa. Proprio così. E segnaliamo anche un'altra bella iniziativa, perché in questo momento è anche il momento delle belle iniziative della solidarietà, coronavirus solidarietà,
Scende in campo anche la commissione pari opportunità, donando 100 mascherine ai bambini, non dimentichiamo anche dei piccoli. La commissione pari opportunità del comune di Molfetta, presieduta dall'avvocato Giovanna Vista, non poteva essere insensibile alla situazione attuale che sta attraversando il territorio nazionale e quindi scende in campo nella lotta al coronavirus con un'iniziativa di solidarietà, sempre in linea con il filo conduttore rappresentato dallo spirito di sostenere le categorie più deboli e lo fa con una donazione di mascherine per i bambini al CAV di Molfetta, all'associazione Appartamente ed Appoggiati a me. Coloratissime sono le prime 100 baby mascherine protettive, ma anche fantasiose, come si addice ai bambini, realizzate da mamme anziché, e anche sarte del territorio che in questi giorni, soprattutto su richiesta della consigliera comunale Rosalba Secchi e dei componenti Barbara Raffanelli e Rosalinda Minini della Commissione Pari Opportunità, hanno dimostrato un amore sconfinato per la nostra comunità. E a loro che va il ringraziamento speciale della Commissione. È importante che anche i bambini siano protetti al meglio in questa seconda fase. Quindi anche queste sono Noi li anche invitiamo, se vogliono intervenire anche in questo momento possono farlo tranquillamente. Quindi la dottoressa Minini, Rosalinda, e la signora Barbara Raffanelli che hanno contribuito, partecipato attivamente a questa bellissima iniziativa. Se siete in collegamento in questo momento potete farlo tranquillamente oppure nei prossimi giorni. Con immenso piacere se possono essere, mettersi in collegamento con noi, qui in diretta. Vogliamo dare un'altra bella notizia? Sì, certo. Misericordia Molfetta ringrazia il vicepresidente Michele Pansini dell'associazione Cina Italia Shanghai per la donazione di 200 mascherine all'associazione. Anche Ser Molfetta ha ricevuto la stessa dotazione per far fronte ai servizi quotidiani da svolgere. Quindi ancora tanta solidarietà e ancora tanta vicinanza. E poi ricordiamo ancora un episodio che ha riguardato Molfetta, sempre nella giornata del 1º maggio, in via Manà, nella zona di espansione di Molfetta, si è svolta una tombolata solidale per l'acquisto di beni di prima necessità da donare ai più bisognosi. Il regolamento è stato stilato e sottoscritto dagli stessi partecipanti. L'iniziativa è nata attraverso una creazione di un gruppo Facebook, così come sono nati concerti, pomeriggi con il karaoke, le giornate di poesia, momenti dedicati alla riflessione. Le difficoltà quindi uniscono e se condivise pesano per tutti meno. Quindi anche Verissimo. questo, cioè, raccontiamo anche le belle notizie. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, quindi non ci sono novità per quanto riguarda, come diceva l'assessore, i casi di coronavirus. Nel senso che Molfetta rimane a 7 casi, l'ho comunicato il sindaco Tommaso Minervini nel consueto appuntamento, e poi dal 4 maggio entrano in vigore, come dicevamo, le nuove normative che consentono più apertura, però si deve procedere con responsabilità, gradualità, per non vanificare gli sforzi fatti. Allo stesso tempo, l'amministrazione quindi sta incontrando tutti i protagonisti del commercio e delle attività produttive per pianificare al meglio la fase 2, quindi tutti i settori vengono coinvolti, perché il pericolo quindi non è superato. Emiliano, lo stesso presidente della regione, implora i pugliesi a comportarsi responsabilmente. Non facciamo scherzi, non bisogna abusare delle libertà in più. E poi da oggi parte la distribuzione di 1,5 milioni di mascherine per uso civile alle fasce più deboli della popolazione da parte della Protezione Civile. Il presidente quindi Emiliano chiede responsabilità e rigore nei comportamenti. Benissimo, Quindi Paola. abbiamo fatto un panorama di tutto, insomma, penso che abbiamo fornito delle info utili, chiarito qualche dubbio. Insomma, anche grazie all'assessore. E dunque, visto che questa è una puntata speciale, un'edizione straordinaria, volevo ricordare l'appuntamento di domani, sempre alle ore 20, con Quarantena Time Next, con gli ospiti, che ogni giorno, ogni lunedì e ogni giovedì ci, tengono compagnia. Volevo fare giusto qualche nome, proprio perché appunto è una puntata straordinaria. Domani con noi Fabio Di Nunzio. Te lo ricordi Fabio Di Nunzio? Certo, stava facendo tante battaglie.
E poi abbiamo Daniele Condotta, ritorna con noi il simpaticissimo comico pugliese. Sempre rimanendo nel tema della comicità, avremo anche Nicola Pignataro. E poi, sono solo alcuni nomi che incontreremo domani qui in diretta su Quarantena Time Next. Vi Vi aspettiamo domani, ovviamente, con me, Paola Copertino, per gli aggiornamenti come tutti i giorni. Grazie per essere stati con noi. Mi raccomando, da domani continuate a fare i bravi. Ciao, aspettiamo. buona serata, ciao.